Asilo nido gratis dal secondo figlio, la proposta inserita nella manovra finanziaria del governo non piace alla regione toscana, come testimonia l'assessora Alessandra Nardini. Credo che questa sia una logica assolutamente sbagliata, perché il nido prima di tutto è una misura a beneficio delle bambine e dei bambini, del loro diritto all'educazione, indipendentemente dalle condizioni socio-economiche della famiglia in cui nascono. Io sono convinta che la visione che dobbiamo portare avanti nel mondo della scuola, nel mondo dell'educazione, sia quella che Don Milani ci ha lasciato in eredità, quindi la scuola e anche i servizi educativi per la prima infanzia come leva dell'ascensore sociale, come possibilità di emancipazione per ogni persona. Giorgia Meloni sembra intenderli invece come uno strumento per consentire alle donne di contribuire alla patria. Questa non è una visione che ci appartiene. Noi pensiamo che una modulazione della gratuità dei nidi debba essere fatta così come abbiamo fatto con la misura di gratis, magari prevedendo una fasciazione, prevedendo un indice a partire da un livello ISEE sotto il quale il nido sia gratis per tutte le bambine e per tutti i bambini. Questo, a mio avviso, sarebbe stata una misura giusta, necessaria e corretta. La scelta invece del governo non va in questa direzione, ma va in una direzione che rischia di penalizzare alcune bambine e alcuni bambini. Dà, a mio avviso, anche l'ennesima dimostrazione della concezione che questo governo ha delle donne,